Ciao, niente, faccio questo video per fare capire che tanti mi chiedono, che si incuriosiscono perché io metto le patate sotto il cartone e la paglia. È una coltivazione a sodo delle patate. E siccome inizio a raccogliere le patate, come ho già iniziato però 100 giorni fa, faccio vedere tutto il processo in modo che ho tutte, io ogni 25 giorni, 28 giorni metto 25, 10, quello che ho di patate, in modo che ho una produzione a scalare per tutta la stagione invernale. E siccome adesso sto raccogliendo quelle che misi giù 3 mesi e mezzo fa, 4 mesi fa, ho quelle che stanno iniziando a spuntare, così si vede tutto il processo. Allora, qua abbiamo delle patate messe una ventina di giorni fa. È molto lento il processo di germinazione fuori dal cartone dalla paglia, però iniziano. E qua si inizia a vedere, qua si iniziano a vedere già le prime, ok? Poi, dopo un periodo, queste sono il processo dopo un periodo si cominceranno a vedere tutte le piantine. Già all'inizio di dove ho messo le patate vanno messe una ogni 40 cm, infatti stanno venendo fuori, vengono su a mazzi, vedi, così, e continuano a lavorare senza che io muovo la terra, senza, solo cartone, paglia poggiate a terra. Vabbè, piove, quindi adesso e l'acqua non la do, ma non, qua a Pantelleria d'inverno non la diamo, però comunque non si dà acqua, si risparmia molta acqua perché l'umidità logicamente sta sotto e il terreno non si asciuga con raggi solari. Qua vediamo l'altro processo, quelle che ho messo prima di quelle. Qua erano, mi ricordo se qua sono bene o male 10-12 bene. Vabbè, c'è un po' di infestanti, ma non interessa perché verranno tutte sradicate. Comincia a stare bene, queste saranno le prossime che tolgo, e andiamo a vedere quelle che adesso sto togliendo. Qua lo stesso discorso per i meloni, i pomodori, non c'è il cartone, però il discorso è pacciamare abbondantemente. C'è Marina, ok, qua stiamo raccogliendo le patate messe prima delle ultime che avete visto. Sì, ne abbiamo tolto un quinto, la produzione di un quinto già è questa. Vedete che le patate sono, questa qua, guardate, questa è molto, sembra un bambino appena nato, piccoletti, guardate. E niente, vi faccio vedere come si fa, perché la figata di questa cosa è che non si zappa. Allora, sì, di solito adesso lo sta facendo Marina da sola, perché io ero a fare il film, sono qui a fare il film, quindi si fa così. Si parte da un bordo, quello che raccoglie praticamente sta dietro a quello che tira, e si tira tutta la paglia e il cartone di dietro, muovendo un po' la terra, ok? Le patate si scoprono così. Vabbè, qua io, siccome era molto inverno, ci avevo messo anche dei fermi, ma non servono fondamentalmente. Eccole qua. Qua non c'è niente, vedete? La terra e la pianta è rigirata. Vedete, la terra e la pianta sono tutte rigirate, la patata vecchia, la pianta vecchia, vedete, questa si prende, va buttata qui, così, proprio alla buona, perché tutto quello che lasciamo a terra comunque o produce o fa concime. Eccole qua, eccole qua. Vedi? Noi raccogliamo senza ammazzarci la vita, la patata bene o male pulita,
logicamente qualcosa sotto, eccola qua, guarda, si apre, il cartone è scomparso, sicuramente ci saranno dei piccoli residuati che non abbiamo dimenticato, tolto di plastica, ma c'è il bidone lì della plastica, si buttano e amen. Diciamo che per la terra il meno invasivo possibile. Una volta finito questo, vedi, si rastrella. Intanto, mentre si raccoglie, si prepara il letto. Si prepara il letto per le prossime semine. Quindi ho messo, dovevo raccogliere le prime patate, che erano 5 kg, dei segnali, e ci ho piantato le zucchine, fagiolina che sta venendo fuori. Quindi era la fagiolina, adesso eccole lì, ok, questo è fagiolo nero, e si va avanti così, in modo da dare meno acqua possibile, usare e toccare il terreno meno possibile. Guarda caro, vieni, guarda, facciamo, ecco qua. Guarda che belle, vieni, poca fatica, guardate. Quindi siamo arrivati a un terzo, diciamo, del 25 kg. Io penso che qui una resa, di solito mi fanno una resa di 1,4, 1,5, dipende. Di solito metto 25 kg come tutti, bene o male, e viene fuori, sì, quei 190, 120, dipende dalla stagionalità. Qua hanno una buona resa. Le piante non sono trattate, non ci ho zappato, non si vedono il verme bianco, il maggiolino, quello che mangia le patate, non se ne vedono. Cioè, questa è la fantastica cosa, che non ci sono. E niente, vi saluto, alla prossima. Ci vedi davvero di sempre, la patata è ottima.